Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Ha provato a fare tutto da fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Spazza il più lontano possibile. Ramsey. Paulo Dybala. Il portiere dice di no. Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E la palla viene respinta. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Bel gesto tecnico. Riceve un pallone interessante. Cristiano Ronaldo. Pericolo. Allontana il pallone. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Morata! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Allontana la minaccia. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Cerca il compagno libero. Paulo Dybala. Vede l'inserimento del compagno. Riceve la palla. E l'estremo difensore si supera. Che classe! Ottimo salvataggio! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Autogol! Ma cosa fa? È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane... Ci prova! Ce l'hanno fatta! E la Juventus pareggia. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Si ricomincia da una situazione di parità. È incredibile! Il pareggio è arrivato mentre ancora... Morata! Che grande parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E non ci arriva nessuno. Palla in avanti, verso il compagno. Paulo Dybala. Dybala! E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Se ne va. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Allarga il gioco a destra. Paulo Dybala si spinge in avanti sulla destra. Cristiano Ronaldo. Dybala.
Prova immediatamente in avanti. Bonucci era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Prova la giocata di Fino. Chiesa riconquista la palla. Prova a tirare. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. La Juventus si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Sicuri in fase di palleggio. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Dybala. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Pallone lungo in verticale. Prova a verticalizzare. Chiellini legge bene l'azione, blocca il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ottima giocata. Rabiot tiene sul piano fisico. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Provano a partire in velocità. Cristiano Ronaldo. Bentancur. Recuperano il possesso del pallone. Passaggio in avanti. Cristiano Ronaldo. Questa palla è per lui. È stato un bel primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Si ricomincia a giocare. Il secondo tempo è iniziato. La Juventus ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Danilo scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Ramsey. Dybala. Vediamo se può capitalizzare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Passaggio in avanti nello spazio. Possibilità di tiro. Okay. Parata di Szczęsny. Buona la conclusione. Sbroglia la situazione. Può tentare la conclusione. Tiro davvero da dimenticare. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Ramsey. Paolo Dybala. E ora deve concludere. Ecco il tiro. Ma che gol ha fatto? E non poteva mancare un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Sono in vantaggio di un gol. Calcio di punizione per la Juventus.
Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Chiesa. Scodella in avanti. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Chiellini. Cercano l'azione veloce. Arriva Cristiano Ronaldo. Palla in profondità per il compagno. C'è spazio per calciare. Prova il tiro. E il pallone finisce in rete. E la Juventus pareggia. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Beh, il mister non sarà... Ottiene un buon calcio di punizione. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. La difesa non si fa sorprendere e spazza. Ramsey. Dybala. Morata, opportunità! Il portiere la spedisce su.
Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti! Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Chi posso scegliere, Fabio, se non Cristiano Ronaldo? Un giocatore del suo calibro non ha bisogno di presentazioni. Qualsiasi cosa succeda, sappiamo che lui sarà protagonista in assoluto. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Morata. Può andare alla conclusione. La allontana con forza. C'è la palla filtrante. Bel lancio in profondità. Da lì può segnare. C'è il tiro. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Il modo perfetto per finalizzare un contropiede. Ma tutto è partito dalla determinazione e dalla velocità con cui hanno avviato l'azione. E la partita inizia alla grande. Subito gol. È attento e allontana senza problemi. Prova la giocata in verticale. Scatta verso il pallone. Chiesa. Vuole il lancio filtrante. Spazza via. Si riparte dalle braccia del portiere. Cuadrado. Cuadrado. La palla viene rigiocata verso l'interno. Pallone lungo in verticale. Paolo Dybala. Chiesa. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. E passa! Chiesa! Cerca lo spunto! È fuori gioco per lui. Prova il tiro. Parata di Szczęsny. Sarà calcio d'angolo. Battuta troppo lunga. Cristiano Ronaldo. Ecco Cuadrado. Se ne va. Da lì può segnare. È in ottima posizione. Ottimo intervento. Allarga il gioco a destra. Chiesa. Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Cristiano Ronaldo, ecco il tiro! Grande occasione, ma palo. Chiesa, c'è l'opportunità per il contropiede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Spazza il più lontano possibile. Palla riconquistata immediatamente. Tegel senza compromessi. Opta per il lancio lungo. C'è la palla lunga, in avanti. Rabiot. Arthur. Non può sbagliare.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Riceve il passaggio. Arthur. Prova a verticalizzare. Cristiano Ronaldo. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Allontana il pericolo. La Juventus si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Può segnare. Tenta la conclusione. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E la Juventus pareggia. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo, però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Perfetta parità, dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Alessandro cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Chiesa. Pallone filtrante a superare la difesa. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. La Juventus ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però... Cristiano Ronaldo! Rete! Niente di più facile! È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Lungo passaggio in avanti. Dybala. Chiesa. Cercano l'azione veloce. Pallone lungo in verticale. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Dybala. Arthur. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Calcio di punizione per la Juventus. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Cuadrado? Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ecco Cuadrado. Morata. Arthur. E il guardalinee ha alzato la bandierina e fuori gioco. Devono riprovarci.
Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Morata. Grande occasione. Chiesa. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. La mette in avanti. Qui deve tirare. Beffa l'estremo difensore. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida coi difensori avversari oggi è decisamente vinta. E si riparte con due gol di vantaggio. La rete... Bernardeschi! Ci arriva di nuovo. E c'è ancora un gol! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Quarto gol! Ha fatto poker! Tre gol di vantaggio e risultato in tasca. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Chiesa! Chiesa! Mi ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Tentativo di allungare il gioco. Cerca lo spunto! Alvaro prova a salire in aria! Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Paolo Dybala è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Se la cava, la difesa allontana la palla. Pericolo in area. Colpisce il pallone. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cerca l'uomo là davanti. Provano a partire in velocità. Passaggio intercettato. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Cerca il passaggio profondo.
Ramsey, di forza! La butta via e fa respirare la difesa. Ecco Dybala. Prova a velocizzare la realizzazione. Occasione per il contropiede. Lancia il compagno in profondità. Colpisce! Il pallone è dentro! C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale. Stanno dominando. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Gli hanno concesso troppo... Dybala! Hanno trovato il gol! Difficile. E l'arbitro chiude qui la partita. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria, andata malissimo, ma vabbè, capita. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi.